Siamo qui con mister Monsignori, mister, una gara difficile contro un grande avversario, ma comunque siete riusciti a creare tante occasioni, soprattutto nel finale, sfiorando magari anche un'inaspettata rimonta. Beh, penso che noi abbiamo giocato molto bene questa partita. Io non so chi ti riferisci sulla grande squadra, ma io devo dire che la mia oggi è stata una grande squadra. I miei ragazzi sono stati una grande squadra, io oggi ho visto veramente una grande squadra. I ragazzi hanno giocato con grande personalità, di fronte a un avversario importante, fortissimo, e abbiamo fatto la partita noi, e per noi questa è molto importante, abbiamo combattuto palla su palla, e abbiamo avuto le nostre occasioni, molte occasioni, e con un pizzico in più di fortuna ci saremmo potuti giocare il risultato sul finale. Questa volta pizzico di fortuna magari che abbiamo avuto nella partita di campionato non ce l'abbiamo avuto, però devo semplicemente fare tanti complimenti ai miei giocatori che hanno fatto una partita fantastica. Poi chiaramente faccio complimenti al Napoli che ha vinto. Giulio Colini, mister, una gara difficile che si è complicata nel finale, ma comunque il Napoli ha fatto il suo dovere qualificandosi alla Final Four. Sì, il dovere l'abbiamo fatto, non abbiamo giocato una grande partita. Al rientro dalla sosta siamo diventati un pochino farraginosi, c'è gente stanca che ha fatto praticamente 8-9 partite in 12-13 giorni. Loro poi sono una squadra che gioca benissimo in 4 col palleggio e non è facile stargli dietro, però l'abbiamo portata, tranne un paio di palle perse, no, al risultato che volevamo nel finale. Poi là abbiamo sbagliato i possessi, siamo stati troppo frettolosi e abbiamo concesso a loro delle chance di rientrare. Come si è detto lei, il Napoli verso la fine della partita ha sbagliato qualche possesso di troppo, e forse è questa la cosa che il Napoli si trascina da inizio del campionato: non riesce a palleggiare bene, concedendo poi la palla agli avversari che chiaramente poi con l'uomo in più diventano molto pericolosi. Sì, purtroppo, però c'è anche da dire, c'è molta stanchezza, abbiamo difeso pure bene col portiere, però un paio di volte ci hanno sorpreso con un 1-2 venendo alti con il giocatore che stava sull'angolo, e in una di queste occasioni hanno fatto gol.